Svolta, ne parliamo tra pochissimo, però andiamo a vedere le immagini in diretta che arrivano dal Salento, dove Beppe Grillo è insieme al movimento No TAP per protestare contro il gasdotto che lì dovrebbe arrivare. Sentiamo le parole di Grillo. Abbiamo bisogno di gas? No, no, bisogna metterlo nella testa alla gente. Noi abbiamo un consumo di gas incalato da 10 anni, da 45 miliardi di cubi a 70 miliardi di cubi. È un'opera che sarà realizzata in 20 anni, cioè c'è una pressione di 20 anni. E come fanno a fare un investimento quando il gas il consumo diminuisce? Come fanno? Bloccano i prezzi e prendono una fetta di mercato col prezzo bloccato. Quindi siamo oltre il dump, oltre il monopolio. Hai capito come fanno? Non si mette in concorrenza il gas da noi facciamo con il gas che c'è in Europa. Si prende una fetta perché ne dà la politica. Francesco, tiratelo, ci sono un po' a speech. Come si può ostacolare? Si ostacola con tutti i mezzi che loro verranno a fare il gasdotto in Puglia o da qualsiasi parte, con loro, con l'esercito, noi ci metteremo il nostro di esercito. Va bene? Noi non ci stiamo più a fare la raccolta firme, a fare le cose così, a prendere posizione. Il parola di Beppe Grillo che annuncia anche una svolta nella mobilitazione del Movimento 5 Stelle e non solo contro il gasdotto, ha detto non solo raccolta firme ma un vero e proprio esercito il nostro per bloccare i lavori. Sentiamolo ancora. Non rompo la transenne. Non penso che regge molto. La politica energetica verde la c'è stanno ben questo governo hanno sbagliato. Purtroppo non arriva a c'è sempre la nostra opportunità, la conoscete, il tasto verde del telecomando per accedere al servizio Active e ovviamente continuare a seguire il leader del Movimento 5 Stelle che, come detto, è in Salento a Merendugno per appoggiare i comitati No TAP che protestano contro l'arrivo di questo gasdotto. Peraltro i lavori dall'Azerbaigian sono iniziati proprio in queste ore, l'arrivo di questo gas che dovrebbe passare all'Adriatico per arrivare di fatto a creare anche dei danni ambientali nella zona del Salento.